Nel cuore di questi due blocchi di ghiaccio da 200 kg ci sono due chiavi dentro. Il primo fra me e Ciaffa che riuscirà ad estrarla vincerà 500 euro. Sei pronto? Andiamo. Avremo a disposizione diverse armi che estrarremo dal ghiaccio in cambio di queste monete d'oro. Ma adesso iniziamo con questi. Purtroppo parto svantaggiato e la mia monetina è molto più in fondo della sua. Temo che arrivare alla prima moneta con questo coltello sarà veramente, veramente difficile. Usiamo tecniche alternative. Almeno il mio si vede qualcosa. Ma che cavolo! Mi spieghi come cavolo hai fatto? Se ci provo anch'io mi salta il coltello, eh? Ci credete che sono 10 minuti che siamo qui e abbiamo scalfito letteralmente mezzo millimetro di ghiaccio? Sono coltellini completamente inutili! Mi sa che è l'ora di cambiare arma iniziale. Abbiamo un solo coltello di plastica a testa, perché quello di legno è inutile. Volete una granita? Il mio coltellino si è già rotto, ma ha creato l'arma perfetta. Sto sudando con del ghiaccio accanto, è assurda questa cosa. Sono tutti rotti. È arrivato il momento di far entrare il terzo componente di questa sfida. Vito, eccomi. Buongiorno. Ah, è freddo. La chiave che io e Ciaffa dovremo recuperare servirà per aprire le tue manette e quindi per salvarti. Ma non è finita qui, perché tu dovrai stare Non lo fare mai più così all'improvviso. Vito dovrà restare in quella piscina e ogni pezzo di ghiaccio che romperemo entrerà dentro quella vasca. Fa un po' male la testa già, però vabbè, ce la faccio. Se io e Ciaffa ci metteremo troppo, Vito potrà abbandonare la sfida e noi dovremo lanciarci in acqua con tutto il ghiaccio dentro. Questa brezza che tira non è per niente dalla mia parte. No, raga, non ci posso mai credere. Metà non vale, eh. Ok. Ce l'ho! Metà moneta e metà moneta. Con questa, signori, potrei aggiudicarmi la prima arma extra. Dentro al freezer abbiamo il mio caro coltello in tutta la sua bellezza. Sarà difficile liberare questo. Tanto ci sono vicino pure io alla prima moneta. Quest'arma la posso usare ancora prima. Oh my god! Qui ce l'ho, eh. Vito, questo ha screzio perché non credi in me. Beh, infatti, non è per ora, tipo per te. Ah, Matteo, tipo per te. No, raga, ho rotto il coltello. E questo è di ferro. Questa è colpa del freddo. Ce l'ho pure io la moneta. Non ci credo mai, raga. Non ci credo. E io ce l'ho intera. Dai, girati. Da male in peggio. Spero che ora sia più facile di prima, che abbiamo già perso un'ora. È congelato. Sì. Rompi, no, sì. Qua. L'ho aperto. Eccolo. Il mio coltello di ferro. L'ho riunito. Ciao, aspetta. Questi. No. Sono stato un'ora a prendere una monetina del cavolo per prendere questo coltello che dopo 10 secondi si è spezzata a metà. Ditemi che cosa devo fare. Guarda che ti recupero se non continui. Matteo! Levalo! Qui si procede veramente bene. Il blocco è, mi sa, più utile dell'arma che c'è dentro. Ma le mani viola. Stavo colpendo con il mio blocco di ghiaccio e sono arrivato a questa inutile arma. Questo arnese fa danni col passare del tempo. Piano piano si rompe sto blocco dopo 2, 3, 5, 10 giorni. Sta procedendo bene, abbiamo prodotto 8 kg di iceberg. Ho quasi raggiunto la moneta, manca poco, però poco vuol dire tanto in questo momento. E... Ah, così non ce la posso fare, ok. Ok, basta. Divertente maltrattare Vito. Siamo pronti? Ma me ne servono due. Io pensavo di aver sbloccato l'altra arma, invece me ne serve un'altra. No! In tutto questo, signori, dato che è passata un'ora e mezza, io e Ciaffa ci siamo messi d'accordo. Oh, è bollente. Per versare un po' di acqua bollente sul ghiaccio e vedere cosa succede. Andiamo, Ciaffone? Sì. Ci sta una striscia di acqua colata. C'è una bella conca che piano piano farà il suo lavoro. Guardate, la moneta si libera da sola. Assurdo. Guardate, ragazzi, io non l'avevo scavata per niente. Si sta liberando da sola. Sì, vero. Voglio vedere ora come fai la colazione. Ci siamo. Seconda moneta, sempre più vicina all'obiettivo. Porca miseria. E ce la faccio più veramente. Raga, ce l'ho quasi, Il problema è che è veramente piccolissimo lo spazio dove sto lavorando e mi sono rotto il dito dando un pugno al ghiaccio. Ah, ce la potrei avere? Mamma mia. Ah, ce l'ho? Sì. Con altre due monete ho sbloccato lo scalpello. Tra tre monete avrò il martello. Mi raccomando, non spaccare a metà pure questo. Tu avrai preso lo scalpello, ma guarda, io Sai dove metterlo almeno, dai. Vito! Troppo freddo.
Mi sono fracicato tutto. Come lo rompo? Ma inventati qualcosa e sbrigati. Oddio, sono le mani ghiacciate. Fa veramente freddo. È sempre più vicini all'obiettivo. Ecco un iceberg. È troppo. Non sento più le gambe. Mi si è sbloccata la punta dello scalpello. Questo vuol dire che posso fare danni. Wow, se si rompe anche questo io penso che quitto. Può aver sbloccato qualsiasi arma lui, ma io sto proseguendo più velocemente di lui. Dopo che avrò preso tutto l'intero blocco, prenderò 3 monete in un solo colpo. Ho una 20 centimetri di ghiaccio completamente inutile, quindi andrò a rompere il perimetro per buttare giù questo mega blocco. E poi lo darò a Vito. Io ve lo dico, se non vi sbrigate qui e fate la penitenza, eh. Mamma mia, mi arriva tutto il ghiaccio qua, sto diventando un freezer. Ah, sto tremando. L'ho rotto! Come hai fatto con un coltello? Io sto con questo. C'ho una moneta incastrata in questo. La libera! Che dici di buttarla a Vito? Vito! La famiglia è una famiglia di calciatori! Vai, colpo di testa! Di testa! No, bro! Ah! Un'altra monetina, -2 dal martello. E ancora non ho sbloccato questo. E questa... No, niente, mi sei rotta. Se non vi sbrigate in tempo breve, io quitto, quindi ciaffa, lo dico per te se non vuoi fare la penitenza. Datti una mossa, sblocca il martello, la spada, quello che è, e dai, su. Mamma mia, lascia aperto, quello è il più grabbetto. -1 dal martello. Vado dritto al sodo, è l'unico metodo. Faccalo! Il martello di Thor! Sempre bene, ragazzi. Pensate che manca solo questa monetina per il martello. È tosta, ragazzi. Con questa moneta sblocco il martello. Io devo dire una cosa in camera. Il martello è bello grosso da sciogliere dal ghiaccio, quindi io andrò dritto con questa alla chiave finale. Ragazzi, altro che il martello di Thor. Porca miseria, che male. 1, 2, 1. Che tipo che sei. Ciaffa, tu vuoi uccidermi? Porca miseria, raga. 3, 2, 1. Vai, aspetta. Per divertimento, piamo tutto il ghiaccio e mettiamolo a Vito. Tutte le gambe addormentate. Dai, frate, mi sto sentendo male. Ho una congestione di terzo grado. Prontissimi, amici, che siete. Questo è uno scontro fra titani. Maledetta ciaffa. Felippi. Vai, ciaffa. Oddio, lo vedo! Ce l'ho! Matteo, ce l'ho! Ecco! Sì! Io e Ciaffa abbiamo preso la chiave nello stesso secondo. Per questo siamo insieme da Sfortuna Cilia per ritirare il nostro montepremi da 500 euro. Qua hanno veramente di tutto. Io vado sugli scarpini. Ma la ciliegina sulla torta rimane questa. Ragazzi, ringraziamo Sfortuna per questi bellissimi vestiti. Noi ci vediamo con un prossimo video, perché tra me e Ciaffa non potrà finire in pareggio. E bella a tutti! Oddio, sono un pazzo ribelle. Ho la farmiato già in media. Porco cane.